Ha 13 anni ed è siciliano. In un video postato sui social network lo si vede intonare una canzone neomelodica dedicandola ad un amico, Piero, che a giudicare dal testo dovrebbe essere in carcere. Subito dopo il ragazzino spara un colpo di pistola in aria. Un bacio, Piero! A segnalare il video, che aveva già superato le 120.000 visualizzazioni, è stato Francesco Borrelli, consigliere dei Verdi in Campania. Poco importa se la pistola che tiene in mano automatica, semiautomatica, finta o vera, lui la brandisce già come un criminale a 13 anni ed è fa parte, secondo quello che è stato comunicato dalla polizia postale, che devo dire la verità è stata rapidissima, di una famiglia già segnalata in modo grave per azioni delinquenziali. L'unica domanda che ci dobbiamo fare è: questo bambino può continuare a crescere in questo ambiente? Tra pochi anni parleremo di lui, temo, in situazioni ancora peggiori. Ma quando e come un minore viene allontanato dal nucleo familiare? Viene fatta una segnalazione alla procura per i minorenni, che va a valutare effettivamente quali sono i rischi del minore all'interno di questa famiglia. Bisogna sempre capire bene il contesto, perché noi dobbiamo considerare il minore a sé. Non tutti i casi sono uguali, quindi va considerato il minore nel contesto, ma la domanda che io mi pongo: dove ha preso la pistola? Perché un ragazzino di 12 anni che è in possesso di un'arma, così come se fosse un giocattolo, è un segnale molto preoccupante. Preoccupante sì, 13 anni, dove ha preso la pistola, chi gli ha fatto il video, perché vive in una famiglia che gli consente di fare un video così, di cantare e sparare. Buongiorno Roberto Poletti, ben ritrovato. Buongiorno Mario Dinolfi, ciao direttore, ben ritrovato. Buongiorno. Allora Roberto, la domanda che faceva Borrelli, consigliere regionale in Campania, secondo me è la più giusta di tutte. Di fronte a un caso come questo, questo bambino va tolto alla famiglia? Assolutamente sì, va preso. Va tolto alla patria potestà. Va preso e va rieducato. Si tratta di un minore. Ricordiamo, noi non vediamo il volto perché è un minore, c'è tutta una normativa e una deontologia, un rispetto nei confronti dei minori. Lo stesso rispetto che deve avere una famiglia nell'educare i figli. Questa non è una famiglia in cui nasce, può crescere una persona per bene. È un futuro delinquente, se non lo è già, va rieducato, va salvato. Questo dobbiamo fare, questo deve fare uno Stato serio. Mario, le immagini sono molto impressionanti, in tutta evidenza sono immagini che toccano, perché è persa l'innocenza di questo bambino, non c'è più, probabilmente non c'è più. Poi il bambino ormai ha 13 anni, io purtroppo sono abituato a seguire per mestiere, a raccontare quello che avviene in aree molto vaste di questo paese, dove l'adolescenza è rubata, dove a 16 anni si è criminali conclamati, ma insomma non devo raccontare cose che sono ormai nei libri e persino nell'immaginario televisivo del nostro paese. Mi chiedo se la soluzione sia togliere i ragazzi alle famiglie. Ecco, questo è un elemento su cui mi interrogo molto, perché in Italia c'è un fenomeno piuttosto diffuso di diciamo così, prelievo dei bambini dal contesto familiare. Sono decine di migliaia i bambini presi dalle famiglie, e non sempre in condizioni di enorme difficoltà familiare. Il problema è: esiste un mercato, esiste un business dei bambini allontanati dalle famiglie? Allora questo può essere un punto di domanda, entrando nel caso specifico. Cosa si fa se si prende questo bambino questo punto, si toglie alla famiglia? Aspetta, esatto. Lo si migliora o lo si incattivisce? Secondo questo te... è il punto che noi dobbiamo farci come domanda. Se io vado in un contesto, questo mi pare sia un ragazzo siciliano, ci sono moltissime condizioni analoghe da Roma in giù, certo. Se ne vedono purtroppo tantissime storie come queste. La soluzione è togliere i ragazzi alle famiglie, o forse c'è un problema culturale sulle famiglie stesse da far agire? Allora, magari anche di autorità giudiziaria sulle famiglie stesse. Sicuramente questo lo è un problema della famiglia, ma proprio perché è un problema della famiglia, Mario dice... Forse ora chiedo a Roberto, Mario dice... Si peggiora la situazione? Mario non ha tutti i torti, perché va detto che in certi casi si peggiora la situazione, in certi casi ci sono, in certi casi ci sono episodi, come ricordava Mario, di figli tolti alle famiglie
magari senza motivi validi, però questo video è un motivo valido, validissimo, convincente per agire subito. Non ci devono essere dubbi. Vabbè, perché io non ho molta dimestichezza con le armi, chiaramente, ma mi fa molta impressione questo video. Cioè, non è un'arma giocattolo, piccolissimo, certo. L'arma è no, cioè quest'arma che quasi gli pesa nelle mani, è enorme. Una chi gliel'ha messa in mano? Chi gli ha fatto il video? Dicevi bene tu prima, gliel'ha messa in mano un adulto. È l'educazione che ha ricevuto a casa, questo è il prodotto di una famiglia bacata e malata che lo Mario, si può salvare questo bambino senza toglierlo da quel contesto? Cioè la tua domanda noi la capiamo, diciamo, non è che poi fai peggio, però io ti chiedo, secondo come lo salvi quel bambino se non lo togli dalle mani di chi gli ha dato la pistola o di chi gli ha fatto il video? Secondo me noi dobbiamo fare proprio quello che serve grazie alla televisione, diciamo così. Noi adesso abbiamo un'immagine davanti, molto spesso lo sappiamo perché lavoriamo in televisione, l'immagine è non esaustiva della realtà, noi adesso dobbiamo andare a comprendere la realtà. La domanda l'ha posta bene a Roberto, chi gli ha messo in mano quest'arma? Sono stati i genitori? O forse davanti c'è un coetaneo con cui si fa il gioco dei bambini della paranza, raccontati in un notissimo romanzo che purtroppo conosciamo bene di Roberto Saviano? Che tipo di contesto è? E se magari la famiglia fosse il contesto dove c'è una qualche codice d'onore che può salvarlo invece che peggiorarne la condizione? In che senso un codice d'onore veramente che può salvarlo? Scusa, io penso che i media e i social network ci hanno messo davanti un'immagine, ma non corriamo alla conclusione, facciamo quello che fa il giornalismo televisivo, andiamo a capire, perché finora la cosa incredibile e un po' sconsolante è che è stato fatto tutta questa inchiesta e sono stati già condannati la famiglia d'origine, è stato già detto la soluzione è cacciarlo dalla famiglia, ma qualcuno sa chi sono i genitori veramente? Qualcuno se l'ha chiesto? Allora, qualcuno si è chiesto chi ha messo questa pistola in mano a questo tredicenne? Chiaramente saprà che quel padre lo prende a schiaffi, ora viene a saperlo. Grazie. Non è meglio farsi qualche domanda in più prima di andare direttamente a ferire una famiglia? Allora, grazie a Mario Adinolfi. Chiaramente c'è difficoltà anche da parte dei giornalisti sulle indagini in questo caso, perché chiaramente le istituzioni tutelano il minore, quindi non divulgano. Facciamoci affascinare dalla complessità, Francesco, facciamoci affascinare dai punti interrogativi. Grazie a Roberto Bonetti. Il problema poi di questi ragazzini, un caso molto rilevante a Massa, dove una baby gang ha cercato di uccidere un loro coetaneo perché aveva fatto delle avance a una ragazza di 16 anni, guardate. La baby gang anche nell'ambito scolastico è molto conosciuta, vogliono fare i prepotenti, vogliono comandare loro, e anche cioè, quello che è successo non c'è da meravigliarsi. A parlare uno studente delle superiori, qui la pensano tutti come lui. Calci, pugni e poi una coltellata al collo con una ferita di 10 centimetri, a terra in fin di vita un ragazzino colpevole di aver fatto delle avance su Facebook alla sorella del boss di appena 16 anni. Marina di Massa, siamo alla vigilia di Natale, un ragazzino di 16 anni corteggia su internet una compagna di scuola e viene invitato dal fratello al parco per parlare. Invece viene circondato da due coetanei e da un diciottenne e picchiato in modo selvaggio. Quando è a terra si punta un coltello per ucciderlo. L'aggressione è avvenuta proprio in questo giardino, qui nel pieno centro di Marina di Massa, a inchiodare il gruppo di ragazzini, la baby gang, quella telecamera all'esterno del negozio. Agli arresti domiciliari sono finiti due ragazzini, uno di 16 anni e uno di 18, mentre il sedicenne che ha usato il coltello è stato portato al carcere minorile di Torino. Si tratta di ragazzi che provengono tutti da famiglie con numerosi precedenti di polizia.